Siamo qui alla Big Data Challenge a presentare la nostra applicazione Living Land Use, il cui scopo è utilizzare i big data che rappresentano le attività umane nella città, come le chiamate telefoniche o i tweet o le informazioni di traffico, per rilevare quello che è l'uso effettivo del territorio, il land use o land cover in inglese. Gli urban planner, chi si occupa di pianificazione territoriale, cerca di derivare, classificare il territorio sulla base di appunto classificazione di uso del territorio, come ad esempio la classificazione europea CORIN. E queste attività sono molto costose perché richiedono un sacco di lavoro manuale, di integrazione manuale di dati che vengono da diverse sorgenti. La nostra applicazione permette, analizzando automaticamente i big data che rappresentano le attività umane, di determinare qual è l'uso del territorio. Quindi la nostra applicazione può servire sia per ridurre i costi dell'attività di classificazione di uso del territorio, sia per tutti gli stakeholder dello spazio urbano o del territorio che vogliono avere un territorio smart, più intelligente, per riuscire a capire le modifiche nel tempo di qual è l'uso del territorio. È innovativo perché permette di utilizzare delle tecnologie come le tecnologie di big data, dell'analisi dei dati, per uno scopo per cui questi dati non sono stati prodotti. Questi dati vengono prodotti automaticamente perché appunto le nostre telefonate vengono registrate dall'operatore telefonico, ma queste telefonate hanno un'altra informazione in sé, che è quella di qual è l'attività umana che c'è dietro quella telefonata. Quindi se in un'area di una città c'è un alto livello di telefonate, significa che quell'area è molto più viva di altre zone della stessa città. Beh, può aiutare la vita persone di sicuro perché riduce, come dicevo prima, i costi degli urban stakeholder nel generare queste classificazioni del territorio urbano, e serve a tutti quelli che vogliono capire come il territorio viene utilizzato, come le persone usano e modificano quindi il territorio, per raggiungere una migliore pianificazione e migliorare quindi sia i servizi pubblici sia la vita quotidiana delle persone.